Andrà così. Va bene. Ah, aspetta che c'era il trucchetto. Anche se a questo punto sono un po' curioso di vedere cosa succedeva se andavo dritto per dritto là delle campanelle. Qua ci saranno ancora i cristiani che me menano. Yes. Facciamo così. Una cosa per volta. Una cosa per volta. Però quindi io ora non mi sono beccato delle anime perché l'ho risparmiato. Porca di quella puttana. Caverna di acqua zozza. Possiamo anche farci un livello. Senti, lo vediamo poi. Andare così. Mi sono un po' depresso in questo momento. Patches di merda. Devo essere onesto, in realtà avevo quasi l'impressione che potesse essere la scimmia Patches. Perché in realtà dalla galera potevo andare qua e guarda che cazzo di strada. Giustamente. Ah, raga. Lea sta merda. Tanto qua il discorso qual è? Il discorso è sempre lo stesso. Io qua probabilmente posso esplorare oggettivamente all'infinito. Tanto l'alternativa qual è? Se non posso ancora battere Godrix. Però lui aveva detto: se continui di qua è pieno di uomini così. Ma non li ho trovati. Ah, o intendeva saltando dal salto del cavallino. Bisogna ricordarci che c'è un salto del cavallino effettivamente. Vabbè, andiamo a vedere che c'è di qua. No, cerchiamo di capire. C'è una strada qua sopra praticamente, mi state dicendo. Tipo... ma qua non c'è la galera di Cristo, sì, va bene. Ma... ah, ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno. No, io in realtà... ah, sì, sì. Proprio qua dove in realtà io poi ero saltato lì. Avevo bestemmiato contro quell'altro. Ma di qua continua. Ha voglia. Vediamo che succede. Buonasera. Si può? Non si può. Conte del sacrificio. Peccata. Chiave della spada di pietra. Oh, Deo Gratias, guarda lì. Dovresti scendere. Ok. Penisola del pianto. Ah, questo è interessante. Questo è potenzialmente interessante. Capiamo. Però... in che senso? Nel senso che se vado di lì trovo cose. Ah. Ma questo è potenzialmente molto interessante. Capiamo. Di là del fatto che lì vedo una signorina che mi aspetta. Tra l'altro sto scudo. Spassata la minchia. Signorina. Buongiorno. Lei è? Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. Ma the servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see.
But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Io ti conosco, sono sicuro. Sono sicuro che sono già nomi che ho già visto, sentito. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? Come no. My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Facciamo così. Thank you. Then please deliver it to my father, who remains in the cap. Please, if you he can be stubborn. Ah, vecchio Picciu. Va bene. La posso leggere la lettera. Tanto questa non ci vede, con tutto il rispetto. Prezioso fazzoletto di seta macchiato di sangue con sui scorgono delle parole. Che ovviamente non leggeremo. Va bene. Nel senso che... vabbè. Circondata da cadaveri così. È preoccupante. Momento di scontro a cavallo. Criste, che palle. Proprio no. Ah. Momento che me ne vado a cavallo. Altro che scontro. Ma queste che bestie sono. No, raga. Ma proprio no. Ma manco per il cazzo. Mi seguono. Aspetta. Una cosa per volta. Allora. Cenere di guerra. Ma che cazzo sei? Fai schifo. Lo sai che fai schifo. Ma Dio. Bravi, ammazzatevi tra di voi, non scassate la minchia. Buongiorno. Guardi, io sono uno che si fa molto, ma molto i cazzi suoi. Quindi in realtà, se lei continuasse ad andare per la sua strada... Piccia! Piccia di... Ma come cavaliere notturno? E adesso? Allora... E continua a non poter evocare nessuno, tra l'altro. Why? Tell me why. Ain't nothing, Jesus Christ. Tanto lì c'era la grazia. Aia. Cerchiamo di stare calmissimi. Ecco. Capisco. Ma perché mi... Ah, forse perché mi mancava... Perché mi mancava la magia. E per quello. Esatto, non ho abbastanza mana, tra l'altro, quindi per evocare. Per evocare mio fratello lì. Quindi... ho capito, ho capito. Ma dove cazzo sono? Capito. PvPA. Costo PA 100, per forza.
E io come ci arrivo qui a 100? A parte il fatto che... ho appena perso le anime. Devo provarci a cavallo, però a cavallo... una merda a cavallo. Infatti ho come l'impressione che... giustamente in quanto cavaliere notturno arriva di notte. Ehi pop-up. Ehi babbo. Stiamo calmi, va. Come cazzo si aumenta di piazza? Perché io ne ho 78. Così. Diciamo che... che è così che funziona la questione. Devo aumentare mente. E allora faccio così. Iniziamo a fare in maniera di portare i PA a 100. Poi sicuramente forza 20 e con destrezza vediamo. PA 100 perché... ci tengo ad evocare i Pokémon. Mi gasa far combattere altri per me. Babbo! Buongiorno. I'm not selling. Ah, ma te non sei il mio babbo, sei un altro babbo. Natura scaglie. Messaggio gruppi di semiumani. Contenente brevi informazioni. Spada bastarda. Fa, dovrei provarla. 3000. Vendiamo da Ambra. Vendi la roba interessante. Tieni informazioni riceve di mostri semiumani. Vabbè, poi vediamo. Allora, di là si può salire. Ma tra l'altro, perché la mappa rimane marrone? E cavallo. Vabbè. Andiamo a vedere di lì. E niente, c'è il castello là. Vabbè, là. Andiamo al castello. E poi vediamo. Qua c'è. Teschio pazzesco. Prego. Per una balestra. Chiaro. Chiaramente. Era un arco. Ostia. Qua succedono cose. Io se tu non mi metti un dei punti di interesse ben delineati, io non riesco a capire un cazzo, capito? E quindi poi va a finire così. Scoperta. Sono al castello di Morn. Esatto, montacarichi. Chiamo di capire di qua. Buongiorno. C'è un gran cazzo di niente. Bestiale. E la grazia non conveniva metterla lì a sto punto, scusami, non ho capito. Too much, troppo veloce. Sì.
Diamanti servirà armamento. Che carota. Ci siamo armati. Aia, bestia. No, perché lampeggiate, raga? Vedi, non scomparire. Ma non ho ben capito ste... Parte che lascia chiaramente Gesù. Aia. No, no, state rompendo il cazzo, eh. Allora, questa è una certa, poi basta. Cosa stiamo facendo qua? Un rituale? Capiamo. Interessante. Ok. Ma basta. Che noia. Calma un attimino. Andiamo a capire qua. Ok. Ciao. A due mani a fondo, come cazzo si faceva che non lo fa più? E soprattutto... Io cosa ci vengo a fare? Qualche cazzo? No raga, ma addirittura con le ali, ma che cazzo siete? Non ci siamo per niente. Non ho anche finito le cure. Limite di aggro. No. No, no, no. Dai, dai. Mi avete rotto il cazzo. E non si possono beccare le bestie, basta. Ma cos'ho? E no. Cazzo. Adesso ovviamente tra l'altro non posso ripristinare le cure. Qua ci sarò venuto assolutamente per niente per farmi impalare. Eccolo lì. Proprio l'inutilità. Ah, oh, raga. Perché la mia impressione qual è? La mia impressione è che qua sia un sacco di robe inutili al cazzo. Che se le fai in due, magari ti diverti pure. Diversamente è abbastanza andata così.
grande. Sam Fortress qua. Ci pisciamo. Dietro del castello. E purtroppo con gli altri faccio fatica a evocarmi. Mi spacco i coglioni. Guarda, percorso bestiale. Era lì. Non di qua, suppongo. E allora facciamo così. Perché così, a livello di... A livello di storia... Allora, siamo calmi però. Grande. Però io qui dove cazzo sono finito? In un posto che ha un senso. Lì c'è una torre solitaria. Ma quante... Laggiù c'è un boss, palesemente. Cioè, vedi, è pieno di robe. Sono solo delle robe. Sono solo delle robe. Io non riesco a capire un cazzo. Un po' più... aspetta, un po' più... Qui. Esatto. Io non riesco a capire uno stracazzo. Devo andare a vedere cosa c'è qua. Le melme. Ciao raga. Come si faceva così? Attenzione. Te cosa mi dici? Ok. Coppa di tartaruga in salamoia, devo dire, No. Porca troia. Cioè, di staggerare una melma non mi era mai capitato. Molto bene. Basta così? No, eh? E io come devo fare però, Gino? Nel senso che... non riesco a capire. Aiutami, sono un nobile di stirpe. A parte che c'è dei funghi che ti crescono addosso. Madonna, che brutti. E boh, più che ammazzare questi qua. Ah, che palle. Torno indietro, pazzesco. Io so che sto andando incontro a un destino crudele. Ma lì cosa c'è, una pagoda? Ma che cazzo succede? No, ciao. Voi e sti attacchi in ritardo. Avete rotto la minchia. Ecco. Porca bastarda se toglie. Senti, questi tanto non mi cagano. Come cazzo faccio diverso Cristiano? Facciamo così. Ciao. Porca madonna.
Sali su. Picciu. Perché non capisco. Talismano lama gemella. Capiamo. Potenzia il colpo finale degli attacchi concatenati. Pazzesco. Ma proprio devastante. Un attacco in salto da qua sopra? Lo prendo come un no. Il livello di batteria con cuffie con microfono è molto basso. Ma senti, ma non cadi di sotto se vieni di qua? Vieni. No? Tipo qui. Ops. Pare che sono finito su un tetto bestiale. Evviva anello ancestrale. Vieni sotto. Lo ha fatto. Lo ha fatto. Ci è venuto sotto. Oh Cristo. Vado di qua. Aspetta, aspetta. Che non capisco. Io vado di qui. Quindi tra l'altro non c'è attacco in salto, mi stai dicendo questo? O comunque non nella vecchia concezione. Girasole aureo bestiale. Ma Cristo, ma sei ancora lì? Momento di saltare. Ti dirò che sto quasi finendo da quel boss là. Potrebbe essere interessante. È morto? Suca. Ci godo. Sei caduto di sotto? Brutto picio. Di qua che succede? La minchia succede. Vabbè raga, esploriamo. Siamo qua per... No, ho sbagliato tasto! Momenti, finiva male. Che si tratti di albero. Beh, nel senso. Per carità, è tutto molto interessante. Specie... Sì, nel senso... Ma perché? Sento un attimo di delay nel... Nel salto. Cosa di strano. Tutto molto interessante. Qua stiamo andando alla vecchia officina del cacciatore. Qua... Guarda che sotto vedo delle bestie di Satana. Perché sempre ratto? Guarda. Lo so, lo so. Allora. Vieni ratto, orco, orco ratto. No. Avete spaccato la minchia. Guarda, guarda che cazzo di danno mi fanno. Allora, c'è un luogo di grazia qui. Ho tutte le ma queste sono... Ma... Ma che succede? No! No! Ecco. Siamo pronti a perdere 20.000 anime. Cavolo, mi sono cagato in mano. E vabbè, andiamo qua. Andiamo a vedere che succede. Porca madosca. Interessante. Ascolta. Eh no, non si fa così. Però in linea di massima continuo a dire che è tutto molto figo, ma se non è contestualizzato non me ne frega un cazzo. Ma queste tra l'altro... Cioè sono proprio come quella che evoco io, ma no. Va bene. Allora, capiamo. Din din.
Se te la prendi prima con lei fai un favore. Grande. Allora, capiamoci. Com'è che funziona la questione qua? Ok. Fattibile. Porca troia. Fattibile però difficile. Vai, vai. Progenie leonina. C'è uno dei boss degli... come si dice? Una delle art che si vedono nei... nei caricamenti, un leone. Porca bastarda. Vai dalla medusa. No, eh? Medusa. Grazie. Medusa. Medusa. Però allora, quando volete andate a rallentatore. Scassa minchia. Allora, andiamo lì davanti. Madonna, se sei brutto però. E alla domanda, ma non riesci a... ecco. E alla domanda, ma non riesci a farlo, a fare le cose senza far distrarre il boss da... no, la risposta è no. Non riesco. Se ci riuscivo, non eravamo a cuore. Parlarne. Cioè, ci sono ste meduse. A parte che due si sono illuminate di rosso. Ci sono ste meduse messe lì come se fosse un suggerimento. Cioè, non capisco se è un suggerimento o una minaccia, prima di tutto. Sono lì che ti guardano. Shit. Ebbene, ho perso le anime. E allora la progenie leonina può anche andare a farsi fottere. Però c'è un problema. Tu mi dici quale problema? Il problema è che io di qua posso andare solo lì. E se non sbaglio quel bastardo là non si poteva andare a destra, esatto. E quindi retro. E quindi così. Non so cosa verrà fuori sto episodio qua, perché è una merda oggettivamente. Ragazzi, buongiorno. Io devo solo andare di qua, perché ho visto una porta. Poi voi fate che cazzo volete. Catroia. Stavo cercando di evocare, ma invece è andata così. È andata così. Non posso evocare un cazzo. Che palle. Ah boh. Spaccatevi tra di voi. Permesso, permesso, permesso. Ai 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 ai. Dio porzuca. Allora, cerchiamo di capire che cazzo succede, di che fa qua, cerca Thor, non si riesce a capire un cazzo. Qua ci scanniamo. Ma io devo cercare Thor. Allora. Giù! Vabbè. Bello, mi piace il fatto che... che il danno alla caduta se lo piglia stamina. Qua sotto? Che cazzo c'è? Ovviamente non si vede un cazzo. No, qua però ci sono già... no, qua ci sono già stato. No, no,
qua dove volano. È vero o no che dove volano? Ma allora raga, io dove cazzo devo andare? Me lo dovete dire. Ragazzi, io voglio solo trovare il posto che mi serve. Io in realtà non voglio disturbarvi nelle vostre... Lei mi sa di signor Crestfallen. Per prima cosa palude. Buongiorno. There's a face I've not seen before. Raga, Jon Snow. I'm Edgar, un altro. Warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. Sì. You can see how things have turned out. Male. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. E quindi? I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Ma guarda, non lo so nemmeno io. Non so nemmeno io perché sono venuto in suo posto del cazzo, Ramoshel. Sei il papà di Rinaz. I see. From Arena. Thank you. I mean your dad. But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall. Dov'è? La voglio, raga. If you see Arena, do her father will come for her once he's for. If you see her father. Ce l'hai tu la spada? O ce l'ha quella bestia di Satana? Devo incaponirmi. No! Another one bites the cats.